Buongiorno. Buongiorno. Oggi giornata. La dedichiamo un po' a Teddolino oggi, eh? Oggi mare. Abbiamo una giornata di pausa. Allora, no, andiamo un pochino al mare. Quindi vi portiamo un po' al mare oggi. Sì, oggi ho un po' anche, se no anche lui ci abbandona anziché... No, abbiamo paura che ci abbandoni la macchina. No, non è vero, non è vero. È anche messa a dura prova, ne esce sempre top. No, più che altro la paura è che ci abbandoni Teddy, perché poverino gliela stiamo facendo fare di tutti i colori. Ma lui è contento, ieri eravamo al fresco lassù. E oggi mare, andiamo a vedere com'è. Ora, dalla strada si direbbe, vedi, si sale. Però forse ci serviva, eh? Teddy, stai bravo. Ah, oh, dai, che arriviamo al mare. Sì. La strada è giusta, eh? È giusto. Teddy sembra già contento. Poi se i ragazzi di Maestrali ci hanno dato queste indicazioni, vuol dire che è giusta per forza. Allora, questo è per chi ci ha seguito durante il nostro viaggio per Capo Nord, lo devo ammettere. La frase è anche qui la solita, tranquilli, abbiamo sbagliato strada. Tra 200 metri. Oh, ci lasciano da soli in mezza mattinata dicendoci dove dobbiamo andare e noi riusciamo a sbagliare. Vabbè. Comunque... No, ma a grandi linee dovrebbe essere giusto, non è sì. La strada che ci avevano consigliato di fare. Oh, ma forse questa. Ma noi lo diciamo anche a chi ci segue da poco. Per noi è normale sbagliare strada, anche con il navigatore. È un po' un difetto. Ora aspetta, vi faccio vedere una cosa. Ecco, perché questo da qui dove vai? Vai di qua. Il navigatore dice di qui. Prendi SP90. Ma non si va. Sì, che noi siamo anche fatti un po' così, a volte al navigatore non gli si dà ascolto. Allora si va distinto. Ma questa è giusta, oh, vedo lo striscino del mare, dai. Siamo arrivati alla spiaggia, alla Dog Beach. Allora andiamo a vedere. Zaini, zainetti, salvagenti per il cane, guardate che mare mosso e che colori però. E bevi con queste onde, te lo dico. Andiamo, via. Che meraviglia è il mare così! Bellissimo! Escano dei colori! Mare pronto, carino! Dovresti essere un mareato per poter stare in acqua!
Guarda quante! Ehi, ci manca solo che vai a fare il bagno te, Teddy, su. Ha già fatto la doccia. Guarda, guarda, è rimasto sul tubo. Eccoci qua. Stasera siamo proprio a Tempio. Paese di Tempio Pausania. Non è che si può venire da solo a fare lo sterrato. Facciamo anche San Pietrini. Ecco, giusto per... No? Però la nostra fedelissima guida è sempre davanti, eh? Sì, sì, lui ci accompagna sempre, non sia mai che ci sta dentro. No, queste... anche perché ricordiamo che cioè, stamattina ci abbiamo messo del nostro e ci siamo persi. Per andare al mare ci siamo spersi, però oh, qui, ma ci si può venire qui? Sì, sì, vedrai sì. Sì, sì, ok. E attenta a queste belle fanciulle. E... Wow, bellino questo paesino. Sì, molto. Questa è la parte del centro storico. Allora dopo ve lo facciamo vedere dopo a piedi. Ora andiamo a cercare parcheggio. Ciao! Questa è l'ultima scena che facciamo con i ragazzi delle maestrali di Esplorer 4x4. Ragazzi, ma ci salutiamo tutti! Mangiamo la pizza! Dai, la pasta! Però va bene uguale! E poi pizza! Birra. Lei ha preso la peggio. Aglio, cipolla, origano, olive. Insomma, quando ci dovevo in piedi domani, vabbè. Non sai, Marco, no? Questa è la completa. Lo so, Fabio, però io... Cioè, l'altro giorno non siamo arrivati in fondo. Ma la pizza con le patate arrosto? Qui ci vanno leggere di pizza. Margherita nessuno l'ha presa, oh. Anche la mia è bomba, dentro c'è anche il gorgonzola. Eccoci qua. Via, siamo dentro casa, dentro la nostra casa Discovery. Con grandi sospironi, diciamo che con domani mattina finisce questa nostra prima tappa qui a Tempio Pausania, tutto quello che è il contorno di questo paese. Era contenti di aver visitato tante cose belle. Un ringraziamento speciale va ai ragazzi dei maestrali, sì, proprio... perché grazie a loro abbiamo potuto visitare un sacco di cose che forse non ci aspettavamo neanche di vedere, no? Un po' quella vera Sardegna, quella che cercavamo, che volevamo proprio vedere. Poi abbiamo conosciuto le persone davvero, cioè, eccezionali. E infatti questa tristezza un po' che c'è ora è proprio perché mi dispiace un sacco andare via, perché veramente sono fantastici. Sono persone davvero sono bravi forti dal punto di vista del loro lavoro, cioè, bravi perché riescono a portarti in zone con la professionalità. E anche a volte si scherzava, no? Della sfida, delle cose, delle strade che ci hanno fatto fare. In realtà loro sono molto attenti a capire cosa puoi fare o non puoi fare con il mezzo che hai, anche se te gli dici sì lo faccio, ma se loro non ritengono in grado che tu sia in grado, che la macchina possa sopportare quel tipo di, okay, di percorso, non te lo fanno fare, cioè ti lasciano sempre con quella professionalità che sono unici, sì. E questo dal punto di vista di loro come associazione che ci guida, che ci ha guidato e che mi auguro guiderà anche tante delle nostre persone che ci seguono, perché veramente sono fantastici. Sì, numeri uno. E poi bravi dal punto di vista come proprio come persona. Essere umano, come persona. Sì. Sono infatti speciali. Stasera abbiamo passato una bellissima serata. Sì. Oltre a tutti i giorni che abbiamo passato insieme, però, cioè, veramente... Diciamo, le riprese sono state brevi di stasera, però ce li siamo proprio goduti, sì, parlando con loro, anche con le compagne, dei ragazzi, insomma, si è instaurato questo rapporto che sembra di un'amicizia, chissà da quanto. Davvero, sembra di conoscerci da un sacco di tempo.
comunque detto questo, super, super contenti. Top, siamo già a letto stanchi. Sì, siamo già... Un po' la stanchezza, un po' il mirto, ragazzi. Qua arriva anche il mirto. No, no, bene. Tutto molto bene. E quindi domani si prosegue, altre tappe. E quindi domani mattina abbiamo ancora una piccola parte da fare con loro, perché ci faranno visitare una zona che poi ci condurrà, cioè ci accompagnano, sì, alla nuova tappa che dobbiamo fare per proseguire con altre escursioni, altre esperienze in altri posti, altra gente. Mi auguro che siano tutti speciali come loro. Sì. Ciao, buonanotte. Buonanotte.